Good morning Inter fans, anche se non sarà certo un buon risveglio per l'Inter di Simone Inzaghi, ieri sconfitta con il Bologna 1-0 al Dall'Ara, la seconda consecutiva, se vogliamo, considerando anche quella della scorsa stagione dove l'Inter, proprio contro il Bologna al Dall'Ara, perse di fatto lo scudetto, al di là di quello che poi è stata la vittoria in rimonta del Milan nel derby, che anche quella ha influito per la vittoria dello scudetto, quest'anno invece rischia di compromettere quello che è l'obiettivo minimo della squadra, vale a dire il posto in Champions League, l'ho ribadito più volte la società. Al di là di quello che poi comunque è il più 15 del Napoli, adesso diventato più 18, l'Inter non può permettersi questi passi falsi, l'Inter non può permettersi questa distanza, questo distacco dal Napoli primo in classifica. Lo ha ribadito anche Lautaro Martinez al termine della partita ai microfoni di DAZN, dove prende in mano un po' la situazione, davvero leader, davvero capitano se vogliamo anche di questa squadra, facendo prima di tutto mea culpa, dicendosi anche deluso per la prestazione della squadra, ma soprattutto manda un messaggio fondamentale al gruppo e alla società. Se non sei in grado, se non sei motivato di giocare per questa squadra, per questo club, allora non puoi giocare per nessuna squadra. Un messaggio forte del giocatore, che avrà sicuramente ribadito la stessa cosa all'interno dello spogliatoio. Simone Inzaghi è inevitabilmente il primo responsabile di questa disfatta, lo ha detto anche lui stesso in conferenza stampa dopo la partita. Bisogna fare un passo indietro, il gruppo va ricompattato, questa sconfitta non va assolutamente bene, l'Inter deve tornare subito in campo duramente a lavorare in vista della sfida contro il Lecce, anche perché poi da queste partite che determina una stagione, con uno scudetto che praticamente ormai è andato via, non devi permettere alle inseguitrici per appunto il quarto posto di riprenderti in classifica rischiando praticamente un fallimento totale. Quindi l'Inter deve riprendere subito il suo cammino, riprendere a vincere in campionato, tornare a vincere anche nelle coppe, dove fin qui ha fatto benissimo nelle partite singole Simone Inzaghi, ultima su tutti la vittoria col Porto. Ecco perché proprio questa sconfitta contro il Bologna è praticamente inspiegabile, c'è un inevitabile problema di fondo mentale della squadra e di questo, come abbiamo già detto, il primo responsabile è Simone Inzaghi. Da queste partite si determina una stagione, da queste partite la dirigenza farà poi al termine della stagione le proprie valutazioni, perché senza neanche gli obiettivi minimi raggiunti il posto di Simone Inzaghi rischia inevitabilmente di saltare. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.